Ciao ragazze, allora oggi mi sto apprestando ad andare a preparare la cena e a fare una ricettina carina, nel senso che volevo fare i peperoni e le zucchine ripiene come le faccio di solito con la carne tritata, sapete, magari un pezzettino di aglio, un po' di mollica di pane, in questo modo qua. E poi invece, Patrizia, adesso non so se dico giusto il nome, il cognome, se Lazzari o Lazzari, mi scuso perché non so bene se è così o cos'ha, mi dice, guarda, io ogni tanto li preparo con il tonno, le acciughe, i capperi, insomma, e ci metto anche l'uovo e sono molto buoni ed è una variante un po' diversa. Io sinceramente non li ho mai fatti così al forno perché di solito se li faccio freddi faccio andare il peperone al forno e poi magari li preparo con la salsina tipo bagnacaudo e poi li servo freddi, d'estate freddi ed inverno caldi. E invece adesso, grazie a questa sua idea che mi ha dato, voglio andarli a fare così anche se farò magari qualche piccola variante, però li farò con il tonno, ci metterò l'uovo, insomma, e poi vedremo man mano. Comunque, grazie Patrizia per questo spunto che mi hai dato, li voglio fare e vedremo se verranno buoni. Ovviamente, se poi non mi verranno bene, non vi metterò la videoricetta di sicuro, ma se escono bene la pubblicherò. Quindi andiamo a preparare i nostri peperoni e farò anche le zucchine col tonno. Ecco qua ragazze, allora io sono andata già a preparare, visto che faccio anche le zucchine, la polpa l'ho recuperata e ci ho messo anche una fetta, di pane rammollito dentro. Poi lei mi dice due belle scatolette grandi di tonno, io ne metterò tre così, poi delle acciughe, dei capperi, un po' di formaggio, l'uovo, uno spicchio d'aglio, sale e pepe. Allora, andiamo a vedere di preparare questo composto. Quindi, ho dimenticato il prezzemolo che ce l'ho nel vaso fuori, poi lo vado a prendere. Mai fatto veramente questo procedimento per fare i peperoni, ma secondo me verranno sicuramente buonissimi. Allora, dei capperi, taglio lo spicchio d'aglio, magari togliamo l'anima, va, così rimangono più leggeri. Già, i peperoni sono pesantini. Ora le acciughe. Ecco
Penso che si possa anche triturare del tutto col mixer, ma io li farò così, in modo molto grossolano. Poi dimmi, Patrizia, se invece tu tutto il composto lo passi sul mixer. Lavo le mani in continuazione e adesso vado a prendere il prezzemolo e magari ci aggiungo ancora una fetta di pane perché per la quantità che ho di peperoni ho bisogno un po' più di ripieno. Quindi vado a prendere il prezzemolo e aggiungo la fetta di pane rammollita. Allora, ho aggiunto ancora due fette di pane un po' rammollito di pan carré e adesso vado a mettere anche mentuccia, ho aggiunto anche e prezzemolo. E secondo me anche la mentuccia ci sta benissimo, visto che ne ho. Sale, pepe, anzi prima metto l'uovo, il formaggio. Vediamo anche se l'uovo uno solo basta. E sale. Ne metterei due uova perché per il composto che c'è una mi sembra poca. E direi che ci siamo. Preparo per riempirli. Bene, li ho già salati, adesso vado a riempirli. Ho messo la carta da forno sulla placca. Faccio un misto tra zucchine e peperoni.
continuo così finché non le avrò finite tutte e poi ci vediamo dopo. Ragazzi, vado a infornare a 170 gradi, 170-180, dipende, perché questo forno scalda tantissimo. E niente, almeno per 20-25 minuti. Vedete che me ne sono uscite due teglie, una l'ho messa sopra, l'altra l'ho messa sotto, e quindi mi sa che ci sarà la cena per oggi e anche per domani. Meno male. Sono venuti una meraviglia e sono anche molto buoni. Ne abbiamo assaggiati uno io e uno mio marito. Sono veramente ottimi. Io vi consiglio di provarli perché ne vale la pena. Buon appetito!